Migliorare l'efficacia delle azioni volte a contrastare le violazioni ai danni degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle regioni e degli enti locali connessi ai fondi del PNRR, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti. È quanto stabilisce l'articolo 1 del protocollo d'intesa firmato questa mattina dal sindaco di Vallefoglia Palmiro Uccelli, dal procuratore della Repubblica Cristina Tedeschini e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza Enrico Blandini. L'accordo dà quindi il via ad un sistema di controllo più efficiente a tutela delle risorse pubbliche. Facciamo continuamente attività di controllo, di monitoraggio, sia con le pattuglie impiegate sul territorio, sia con l'impiego proprio delle nostre banche dati. Abbiamo oltre 100 banche dati a disposizione, integrate in una dorsale informatica che mettono a sistema tutte le informazioni, e quindi siamo già in grado in qualche maniera di individuare e intercettare dei target particolarmente sensibili. Questo protocollo aumenta ovviamente il patrimonio informativo e fa in modo che quando interviene la Guardia di Finanza intervenga in maniera sempre più selettiva, sempre più efficace e sempre appunto a scoprire fenomeni sempre più performanti che vanno ad intaccare ovviamente in maniera negativa il sistema economico. Nell'occasione il primo cittadino ha chiesto la massima collaborazione al fine di garantire la più ampia regolarità e trasparenza anche in questo territorio posto al centro di una vallata in continua espansione costituita da tante imprese industriali e commerciali. Un messaggio molto forte grazie alla Guardia di Finanza, al Procuratore della Repubblica di Pesaro per non solo i fondi del PNRR che saranno, speriamo, numerosi, ma per tutte le procedure degli appalti, per massimo di correttezza, di trasparenza, di serietà nella pubblica amministrazione e perché no anche nelle opere pubbliche e private, che sono milioni e milioni di euro di investimenti in quest'area, che è già molto importante, molto ricca, e quindi è un messaggio di forte trasparenza e di gestione di buona amministrazione.